perché tutto avviene per via telematica. Ogni cittadino viene dotato di un tablet, il controllabile, e solo con quello può connettersi, interagire, comunicare. Solo sul tablet può leggere libri e giornali, solo sul tablet può studiare, solo sul tablet può prendere appunti, solo tramite il tablet può fare acquisti. Perché ogni tablet è connesso ad un grande server che incamera i dati e li incrocia in tempo reale, scovando evasori e rivoluzionari, sorvegliando i gusti e i sentimenti, impedendo gli sprechi e le truffe. Affinché tutto sia controllabile, il regime vieta l'uso della carta, emanando un'apposita norma denominata codice 2435. La carta, infatti, impedisce la tracciabilità degli acquisti, degli interessi culturali, delle abitudini, del libero pensiero, delle emozioni. Anche tutto ciò che serve a scrivere, dalle matite alle penne, viene eliminato. Persino i quadri e i pennelli vengono banditi, la pittura scompare per sempre. Giusto a fare un'entrata teatrale, direi. Terzo lavoro, terzo romanzo. Trama un po' particolare, è una trama il mondo di internet, il mondo della carta, c'è qualche assonanza, però comunque c'è qualcosa di più specifico. Sì, diciamo che è una metafora orwelliana. In pratica è un mondo senza carta, un regime ha abolito la carta perché vuole tracciare qualsiasi cosa, i nostri sentimenti, le nostre letture, i nostri gusti, le nostre abitudini. Questo regime infatti è supportato da un'ideologia che è quella del controllismo, ma un ex cartolaio che adora la carta combatterà per la libertà e per riavere la carta. Io non ho fatto nulla. Hai provocato. Chiedendo un quaderno di carta. Nonno, quella della carta sta diventando un'ossessione. Ma neanche tu mi comprendi, senza la carta. Senza la carta si vive benissimo. Ormai si può fare tutto senza carta. Ma come fai a non capire e che... E tu? Tu, che sei sempre stato un uomo profondo e saggio, come fai a non capire che senza carta il mondo va avanti lo stesso? Nei secoli sono scomparsi i papiri, sono scomparse le pergamene, e allora... Il progresso non si è lasciato fermare da nostalgie senza senso. E anche in questi ultimi 20 anni non sei forse riuscito a sopravvivere. La riavremo. E nel romanzo non te lo dico perché sennò svelo il finale, però io spero che anche nella vita quotidiana non si faccia la fine delle pergamene o dei papiri. Io sono terrorizzato dall'idea di veder scomparire la carta, perché io ho proprio un rapporto quasi maniacale, mi piace toccarla, stropicciarla, anche fare origami, mi piace molto la carta. Questo è un talento naturale che in questa nuova versa oggi, domani e dopodomani e passerà la storia tra i personaggi più in voga del nostro territorio, perché la sua è una provocazione notevolissima, non è di poco conto, e noi lo raccogliamo con grande affetto e stima come giornalisti. L'ho seguito da piccolo, da un piccolo giornale, se non è il giornale di Napoli, c'è anche l'amministratore che è presente, Roma, il Mattino, e poi è iniziato la responsabilità. Nacque un quotidiano a Salerno, se non è il Corriere Salernitano di Salerno, una cosa del genere. Lui è il direttore responsabile di Salerno. Come sta il direttore responsabile di canale, quarto canale. E poi. Questa sera tante persone, tanti amici, tanti colleghi sono giunti qui per leggere e soprattutto ascoltare un po' le parole di Roberto Ridondale, che da tanti anni si è trasferito a Milano. Sì, ed è come ti dicevo anche prima fuori dall'intervista, perché poi chi mi intervista è un giornalista ed è un amico, e sono molto molto emozionato questa sera perché sono travolto da un'ondata di affetto ed è bellissimo. Il libro non credo che l'abbia letto ancora, però sappiate, guardatelo bene, mostratelo.
Non è una bella anche di profilo, per favore. Non è quello che sia. Lui è il protagonista del mio romanzo. Roberto e Nunzio sanno farmi di questi scherzi da prete, si diceva una volta, nel senso che praticamente io stasera ero venuto con tanta difficoltà per la presentazione dell'ennesimo libro di Roberto. Io che non so rispondere al telefono, che ho difficoltà, prendo il telefono, non dico pronto, anzi dico pronto, ma non so come muovermi. Io che anacronisticamente non ho internet, io che vivo e accarezzo i libri, veramente sentirmi questo mi fa stare benissimo, ed è una, come dire, una corrispondenza d'affetto che è datata da tanto tempo, si perde all'inizio, quando Roberto ancora giovane comincia le proprie esperienze a Telenuovo col grande Salvatore Scolari. Sono felice stasera di quelle felicità che non ritrovate su internet. So di stare contro tutta la sala, però purtroppo per me è così, perché chi ti accompagna durante il pensionamento, chi ti dà quando stai male qualche cosa, è sempre e soltanto il vecchio caro libro, questo aggeggio freddo che il computer mi pone quasi, come dire, in una sorta di supplicanza psichica. Io amo la penna, amo scarabocchiare un poco e poi andare avanti. Allora questo libro testimonia che non sono l'ultimo dei moicani, ma ci stanno persone che possono tenermi compagnia. Auguri per tutte le tue fortune, che parte dal cuore, meritate fortune, meritate, no? Se posso permettermi di dire amici, con cui dialogavo molto, che mi portava a fare le ispezioni sul campo, era il papà di Mario, con cui io andavo a vedere addirittura le case che erano non occupate oppure che erano lì, ed era una persona molto lontana dai miei politici. Però la stima e l'amicizia unisce sempre, al di là delle politiche. Per quanto riguarda il suo stile, io lo ritrovo, per quanto il genere sia cambiato, però la sua scrittura è così cristallina, è così colorata, dà delle emozioni incredibili, e in questo caso, in questa scrittura cristallina, si muovono emozioni, sentimenti, ideali. Infatti si parla di una libertà perduta, in effetti. Questo è praticamente il romanzo dove si parla della libertà negata. Grazie Raffaella, che ha sempre belle parole per me, non a caso è sempre lei che presenta i miei libri. perché so che parla bene. Mi è capitato una volta che un relatore parlasse malissimo del mio libro, alla fine a Napoli. A Napoli. È una situazione molto imbarazzante. È bene che ci sia qualcuno che ti salva. Io non ho il suo carattere e ne vado orgogliosa, perché io non avrei mai abbandonato mia figlia per un pezzo di carta. Per lottare, per regalarci una speranza, non per un pezzo di carta. Odal, sì, infatti qualcuno mi ha chiesto, ma perché Odal è un protagonista anziano? È raro che il protagonista di un romanzo sia un anziano, non così anziano, ma devi aspettare ancora. Proprio perché rappresentava bene il patrimonio, come l'hai definito tu, il patrimonio del passato. Mi serviva un protagonista anziano perché rappresentasse e bene il passato, perché detto in due parole, noi siamo in una grande nazione del nord, dopo la terza guerra mondiale, dove il regime del generale Saint-Nom ha abolito la carta affinché tutto sia tracciabile. Quindi per controllare i sentimenti, per controllare la salute, per controllare le transazioni economiche, la pianificazione, per controllare le letture, tutto va fatto attraverso un tablet governativo. Non è altro che una metafora orwelliana di una dittatura che è già presente. Facebook, Google,
controllano i nostri dati, i nostri metadati, e li vendono ai governi e li vendono alle grandi multinazionali. Se noi usassimo la carta, loro non potrebbero tracciare quello che noi facciamo. Certo, è complicato evitare di usare il bancomat, evitare di usare Google, però bisogna riflettere sul fatto che tutti i nostri dati, tutta la nostra privacy è stata delegata a grandi gruppi multinazionali. E dedicare questo libro soprattutto ai ragazzi, perché sono quelli che hanno sempre meno dimestichezza con la carta. Uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere un libro di questo tipo è stato quando in treno, tra l'altro in treno nessuno parla più, non so se avete notato, prima si era solo in treno, si faceva pure anche a panza uno di conoscere qualche ragazza. Io sono un amante della carta, un maniaco della carta, e il fatto che faccia la fine di una pergamena, di un papiro, veramente mi fa stare male, mi terrorizza. Perché ricevere un regalo era sempre una festa. Annusano, non sa, l'odore misto di carta, inchiostro e muffa, un odore unico, essere la bandiera dell'annunzio. Per farci vedere. No, ma voi ma facciamo un gioco. Il quaderno è di carta, carta copiativa, la carta per imballare. Dite, vi viene in mente la mappa? Le sigarette sono di carta, non dovrei. I giornali, i soldi, il puzzle e il francobollo. Ma chi lo usa più il francobollo?